ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Agropoli Generation. Buonasera radioascoltatori di NG in radio, Agropoli Generation. Questa sera siamo qui con un ospite molto speciale, Antonio Balbi. Ciao, buonasera Antonio. Ciao Luigi, buonasera e ben trovato alla nuova generation. Allora, Antonio è un pittore originario di Rocca Gloriosa e in questo momento è residente e lavora in Germania. Ma Antonio, raccontaci un po' della tua esperienza, di quel che fai lì come pittore. Bene, io vivo qua in Germania da 25 anni e mi occupo di arte, di pittura e di tante altre cose. Quest'estate non c'è stata data la possibilità di fare grandi cose in giro per il mondo e mi sono limitato a riproporre qui a Francoforte delle mie opere in alcune gallerie della città. Penso che adesso possiamo iniziare con le domande dei ragazzi. La prima domanda ce la fa Daniel. Ispirazione, il suo stimolo nel creare nuove opere, da dove deriva? Ma io proprio penso che proprio quando sei limitato, che non puoi uscire fisicamente dalle quattro mura, allora evadi con la fantasia. Tra l'altro i miei amici mi dicono che io sono un sognatore e è proprio in questi miei viaggi onirici che io trovo l'ispirazione e trovo le cose da riportare poi sulla tela, le immagini e le emozioni, le esperienze del viaggio onirico. Vorrei farti anche io una domanda. Sì. Dato che comunque io e te, essendo diciamo compaesani, sappiamo, sì, che a Rocca l'arte è molto importante. Appunto abbiamo Rocca delle Arti, che appunto espone al mondo, alle persone che vengono a visitare Rocca durante quel periodo, la propria arte, le proprie tradizioni. E volevo sapere se a te, Rocca, come ti ha aiutato con il fattore di creazione, immaginazione delle tue opere? Beh, io ho vissuto a Rocca Gloriosa fino ai 30 anni, però prima di quel periodo ero sempre comunque in giro per il mondo. Rocca Gloriosa mi ha dato l'ispirazione, perché ricordiamo che a Rocca Gloriosa abbiamo avuto nomi illustri, Nonio Marcello Saia, che nel 1500 era alla corte del re di Francia, e abbiamo avuto l'università di Rocca Gloriosa, dove adesso c'è il monastero, era un'università che possiamo pensare come un liceo classico di oggi per quell'epoca. Quindi la Rocca Gloriosa è stato sempre un posto dove la cultura, se tu vai a visitare la cappella di Santo Spirito, no? Che era della famiglia Grasso, che era il dottore personale di Luigi XVI alla corte di Francia. Quindi diciamo che abbiamo avuto sempre dei personaggi di rilievo a Rocca Gloriosa, che ci hanno poi con gli anni abbiamo avuto grandi eredità. E quindi penso di essere stato fortunato a nascere a Rocca Gloriosa. Se nascevo a New York forse non avrei avuto tutto questo sto facendo. Ma e poi girando per il mondo, Sant'Agostino diceva che chi non viaggia è come se legge sempre sulla stessa pagina di un libro.
e io non leggo tanti libri in verità, però viaggio tanto e quindi è come se qualche libro l'avessi letto. Ti capisco, su questo piano ti capisco. Allora, passerei alla un'altra domanda dei ragazzi che è da parte di Luigi Di Gregorio. Prego Luigi. Sì, buonasera Antonio. Buonasera Luigi, ben trovato. Secondo te, dal tuo punto di vista, la fotografia può essere considerata arte? Certamente, certamente. Io in verità ho la passione equipollente con la pittura anche la fotografia e ho un archivio fotografico inedito magnifico, ho dei lavori fotografici che ho fatto già negli anni 80-90 quando vivevo a Rocco Gloriosa e sono, come dicevo, degli inediti da pubblicare. E amo tantissimo la fotografia. Poi a Rocca Gloriosa io ho avuto un maestro della fotografia che è Antonio Barrella, che lui oggi è uno tra i grandi dei grandi fotografi italiani, vive a Roma allo studio Orizzonte. Quindi la fotografia per me è l'altra faccia della medaglia della mia arte. Ok, subito dopo Luigi abbiamo la domanda di Antonietta. Come nasce una tua opera? Cosa è per te l'ispirazione? Allora, l'opera può nascere in due modi diversi. Uno, se mi viene fatta una commissione, e due, quindi se mi viene richiesta. Faccio uno schizzo sulla carta e poi cerco di portare sulla tela, ma comunque poi in fase di esecuzione avvengono sempre mille modifiche, mentre l'altro sistema è quello che quando ho delle ispirazioni su un tema, su un personaggio, per esempio qui dietro di me c'è una donna Polifemo, che è una mia rivisitazione, non so se si vede, della Gioconda, una Gioconda in una mia veste grafica, ecco. Altro ragazzo, altra domanda, passiamo ad Edoardo. Vai Edoardo. Buonasera Antonio. Buonasera Edoardo. Vorrei chiederle che cosa vuole esprimere attraverso i vostri quadri. Io attraverso i miei quadri un mio senso di comunicazione, cioè io racconto delle avventure, dei sogni proprio attraverso la pittura che porto sulla tela. Ho creato delle serie tipo Mastro 30 con la chitarra in mano, che è una serie ispirata al dio al Priapo, al dio della fecondità. Ho creato delle serie come questo che dicevo, Polifemo, che è questo personaggio. Il ciclope è distrattato, quello che non ha avuto fortuna nell'Odissea, che è stato accecato da Ulisse e quindi ha avuto la vita non facile perché era nato già brutto, orbo, eccetera. E quindi creo delle storie, dei racconti. Ogni spettatore trova la sua chiave di lettura e legge nell'opera, ne legge un romanzo. Quindi ogni persona, in base alla sua cultura, all'età, trova nell'opera un qualcosa. Mentre poi, come dicevo, quelle che hanno delle serie diverse, e allora
trattano vari temi sociopolitici, culturali, eccetera. Ok, prossima domanda va a Esther. E la prima è se secondo lei un'opera vada spiegata o se invece trova più giusto che l'osservatore la interpreti secondo le proprie sensazioni. E poi vorrei chiederle se può parlarci della sua partecipazione a progetti tesi a verificare gli effetti benefici della cromoterapia. Certo. Allora, l'opera generalmente negli ultimi decenni, penso nell'ultimo secolo, quando c'è una mostra c'è sempre un critico che presenta la mostra e si spiega che cos'è la collezione, no? E poi chiaramente il fruitore che fruisce dell'opera, legge o rilegge nella sua chiave di lettura il contenuto dell'opera, perché anche quando 1000 persone leggono lo stesso libro, ogni persona si emoziona di più o di meno su un capitolo, su una frase o su un passaggio. E quindi è la stessa cosa più o meno con un quadro. 1000 persone guardano lo stesso quadro, ognuno raccoglie una sfumatura diversa e viene colpito da un colore in modo particolare. C'è un esempio: se nel quadro c'è del rosa o del blu o del rosso o del giallo, e in base ai sentimenti ognuno riceve un'emozione diversa. Quindi secondo me il quadro va spiegato, sì, ma va lasciato poi al fruitore finale la piena facoltà di goderselo. È quasi inevitabile. Grazie. Ascolta, mi avevi fatto una seconda domanda. Esatto. La seconda domanda era della cromo... la cromoterapia, e proprio per questo io su questo tema ho creato un progetto che si chiama VATZIMER, che l'ho creato dal 2007 al 2010. Ho avuto in 100 studi medici della città di Francoforte, nelle sale di aspetto, sala d'aspetto in tedesco è VATZIMER, e ho creato questi allestimenti di opere informali, dove il paziente spettatore che doveva attendere quei pochi minuti prima di essere ricevuto dal medico, anziché guardare una rivista, un giornale, si immergeva nelle tele alle pareti dello studio della sala d'aspetto, e in quel momento veniva rapito in un mondo parallelo che era la mia cromoterapia. Prossima domanda è di Tina, quindi lascio la parola a lei. Buonasera, volevo chiederle com'è nata questa sua passione per la pittura e se pensa di far rientro nel suo paese di origine, Rocca Gloriosa. E questa mia passione per il mondo della pittura è iniziata tantissimi anni fa. Ero ragazzino e come tutti si correva dietro un pallone, e all'epoca non ero così poco atletico, ma siccome la domenica, quando poi si andava a fare le partitine di pallone, tutti mi fischiavano perché io facevo un sacco di falli e ero sempre in fuorigioco, e allora un giorno ho detto: bene, non vengo più a giocare con voi, e quindi ho incominciato a passare le domeniche a casa a dipingere. E lì poi, qualche anno dopo, alle scuole medie, il professore Rosalbo Bortone di Camerota ha messo la ciliegina sulla torta, come si suol dire, perché mi ha trasmesso questa passione che da allora mi accompagna e non mi ha mai più lasciato. E ti dico che sono passati più di quasi 40 anni da quella volta.
Antonio, che ne dici di parlarci un po' dell'arte 3D? Sì, l'arte 3D è... Il 3D sono tanti protocolli. Il protocollo che utilizzo io si chiama ChromoDef 3D e viene... vedi, questi occhialini sono degli occhialini particolari. Solitamente il 3D ci sono dei vetri che sono verdi e blu o rossi e blu, bicolori, mentre questi qua sono aglifoci, non hanno diversi colori, è un protocollo diverso. E io sono riuscito a produrre l'effetto 3D nelle tele utilizzando dei trucchi, in realtà, che come la Coca-Cola non ti posso svelare, però non sono delle cose dell'altro mondo, no? Sono delle cose che una persona applicandosi con tanto impegno ci si arriva. Come un qualsiasi chimico si applica e fa una seconda Coca-Cola, no? Ecco. E quindi questo è l'effetto che sono riuscito a effettuare, perché avendo avuto questi occhialini in un mio viaggio in America, e quando sono tornato qua in Germania ho incominciato a sperimentare e alla fine sono riuscito a tirare fuori qualcosa che le persone facevano wow, e questo è molto bello. E fino adesso non c'è ancora nessuno, sono l'unico. Io farei la nostra domanda di rito ormai finale. Sì. Molti ragazzi, molte persone si domandano: qual è il segreto per farcela? Guarda, non c'è un segreto, e poi farcela è relativo, perché tu non ce l'hai mai, cioè non puoi mai dire che sei arrivato, sei a un buon punto, non sei mai arrivato, quindi bisogna essere non lo so, di solito si dice che chi si ferma è perduto, l'importante è non fermarsi e essere attivo e creare sempre qualcosa. Va bene, grazie mille. Noi ci salutiamo, abbiamo concluso anche questa puntata. Quindi da NG in Radio, Agropoli Generation è tutto, stay tuned. Io saluto tutti voi in modo disordinato, saluto Esther, Alessandro, Luigi, Antonietta, Daniel, Nunziatina, Edoardo e a te Luigi, e ti chiedo di portare un bacione a Rocca Gloriosa. Ciao Antonio. Antonio. Ciao. Antonio, grazie per il tuo intervento, nonostante i tuoi grandi impegni, i ragazzi sono felicissimi sicuramente, perché hanno conosciuto non solo un artista di prestigio internazionale, ma anche un artista locale, perché sei figlio della nostra terra. Ci auguriamo che soltanto per mezz'ora abbiamo potuto, insomma, farti compagnia e farti ricordare, anche se sappiamo che lo ricordi ogni giorno, però il nostro Cilento. Noi siamo orgogliosi di te e ancora una volta io voglio ringraziare il mio gruppo di ragazzi. Questo è il 20° podcast, quindi è la 20° puntata che realizziamo tutti insieme. Sicuramente questo ci riempie di orgoglio, e la 20° puntata poi con te è davvero la ciliegina sulla torta. Grazie ancora Antonio. Grazie a te Gianni per avermi dato l'opportunità di brillare sulla torta come una ciliegina. ANG in Radio, più di prima, l'agenzia giovani nel tuo territorio. Da Agropoli Generation è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG in Radio più di prima di Agenzia Nazionale per i Giovani, grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili e del programma europeo Erasmus+.